Eh sì, dopo anni e anni sono tornato anch'io a giocare a un Call of Duty. Call of Duty World War II. Devo essere sincero, se la serie di Activision non fosse tornata alla Seconda Guerra Mondiale, difficilmente avrei installato nuovamente un Call of Duty nel mio hard disk. Sia chiaro, non sono qua a dire che è meglio Battlefield o è meglio Arma. Semplicemente sto dicendo che a me personalmente, come giudizio personale, la guerra futuristica non è che abbia mai preso più di tanto. Sarà perché non la vedo una guerra, tra virgolette mia, passatemi il termine. Sarà per proprio l'ambientazione, ma sinceramente preferisco più un periodo storico che una guerra che è troppo futuristica. Infatti credo che l'ultimo capitolo che ho giocato di Call of Duty sia stato Black Ops 2 e già lì comunque si cominciava ad andare verso il futuro. Ho apprezzato di più Black Ops 1, a dire la verità, perché si era ancora in un periodo storico, ovvero quello della Guerra Fredda, però non ho apprezzato, ho apprezzato meno, diciamo, il 2 e da lì poi non ho più giocato a nessun titolo della serie. Quando è stato annunciato che finalmente Call of Duty sarebbe tornato nella Seconda Guerra Mondiale, allora ho detto, vuoi vedere che finalmente torno anch'io a giocare a un titolo Activision? E questa che sto per farvi adesso sarà una breve non recensione. Ma perché non recensione? Semplicemente perché alla fine non ci sarà un voto. Punto 2, non mi sento assolutamente un recensore. E punto 3, perché voglio semplicemente cercare di trasmettervi quello che ho provato io durante il mio gameplay del nuovo titolo della serie Call of Duty. Quindi alla fine non ci sarà assolutamente un voto, ci sarà solamente un mio giudizio personale sul titolo in questione. Quindi ecco, questo sarà il concetto delle non recensioni che farò nel mio canale. Il ritorno alla Seconda Guerra Mondiale mi è piaciuto perché, come ho detto prima, la guerra futuristica non mi ha mai attratto, quindi buono, molto buono che siano tornati alla Seconda Guerra Mondiale. Il gioco parte già benissimo, a mio avviso, con lo sbarco in Normandia, ovvero quindi il D-Day. E credo che, pensandoci adesso così al volo, che l'ultimo titolo che abbia proposto lo sbarco in Normandia sia stato addirittura Medal of Honor Allied Assault, quindi si parla di un titolo dei primi anni 2000, e dove all'epoca era uscito da poco comunque Salvate il Soldato Ryan, quindi hanno cavalcato quell'onda, diciamo, e da allora mi sembra che nessun titolo abbia riproposto lo sbarco in Normandia, quindi diciamo che il gioco parte già con il botto, perché comunque è reso molto bene, anche con la tecnologia odierna, comunque con la grafica odierna è reso molto 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 bene anche a livello di suono. A livello sonoro c'è proprio l'immersione totale di essere lì durante lo sbarco in Normandia. Poi il gioco comunque prosegue per tutta la campagna, diciamo, che hanno fatto gli alleati nell'Europa per appunto liberare man mano dall'invasione dei tedeschi. Nel gioco, come in tutti gli altri Call of Duty, non si andrà a impersonare solo un protagonista, ma si andrà a impersonare anche altri protagonisti fondamentali appunto per la vittoria degli alleati in Europa. C'erano dei combattimenti anche a Parigi, dove lì si andrà a impersonare una donna che fa parte appunto della rivoluzione francese. Quindi ci saranno anche delle sessioni un po' stealth, dove, per carità, non è importante, beh, o meglio, non è necessario per forza fare queste sessioni stealth, cioè si potrebbe anche tranquillamente andare a ammazzare tutti, però comunque è molto più difficile, mentre avendo comunque l'accortezza di fare delle sessioni stealth si riesce a, tanto si dà una varietà al gioco, perché altrimenti sarebbe un ammazza chiunque si muove, eccetera, e comunque dà più spessore secondo me al gameplay. Il gameplay, diciamo, è il classico dei Call of Duty, ovvero non c'è un grosso stravolgimento. Hanno inserito che durante le battaglie, se c'è un nostro compagno in difficoltà, si possono fare delle azioni eroiche, ovvero andare lì, prenderlo, portarlo al riparo e far sì che questo abbia possibilità di essere curato o comunque di riprendersi. Si ha un, come posso dire, un tempo prestabilito per fare questa azione, che è rappresentato da un indicatore che è sopra al personaggio che si deve andare a salvare, e se si riesce a salvarlo entro quel
periodo di tempo lì. Alla fine del livello comunque ci sarà, sarà indicato le imprese eroiche che abbiamo fatto, che in questo caso è di salvare un nostro compagno. Oppure se l'indicatore arriverà a zero, il compagno morirà e insomma non si avrà nessun bonus a fine livello, diciamo. Per quanto riguarda la grafica, penso, io è un po' come ho detto che non gioco in Call of Duty, però vedendo comunque anche alcuni gameplay su internet e quelle cose, non ho guardato recensioni per non farmi influenzare prima di giocare, quindi vi sto dicendo le sensazioni che ho avuto io del gioco. A me sinceramente la grafica è piaciuta, ho visto che sono stati utilizzati degli attori veri per le sequenze, l'intermezzo. Magari dopo in descrizione del video vi metterò un link di una pagina che ho visto su internet che rimanda proprio agli attori che sono stati utilizzati, alcuni sono anche abbastanza conosciuti. E quindi sì, a livello tecnico secondo me il balzo in avanti è stato fatto. Purtroppo la campagna però è sempre corta, troppo corta, ma questa è una caratteristica di tutti i Call of Duty. Infatti io personalmente l'ho finita in 6 ore, ma non ho fatto tutte quante le imprese eroiche, non ho trovato tutti quanti i segreti. Probabilmente stando lì a cercare bene nelle mappe eccetera, puoi fatela durare credo 7 ore e mezza, non di più, perché proprio è corta proprio in sé la campagna. Io ho sempre apprezzato le campagne di Call of Duty perché sono spettacolari. Personalmente l'ho trovata di lunghezza giusta, ovvero a me non piacciono i giochi che la tirano un po' troppo per le lunghe, preferisco un gameplay tutto concentrato ma che comunque ti dia delle soddisfazioni. E sinceramente a me la campagna è piaciuta, ma diciamo che in generale a me le campagne di Call of Duty sono sempre piaciute, tranne adesso non posso giudicare quelli che non ho giocato ovviamente, però quelle che ho giocato mi sono sempre piaciute. Già il fatto che comunque si parte con lo sbarco in Normandia, come ho detto prima, è già quello lì secondo me è una cosa spettacolare. E poi comunque anche il ritorno, come ho detto, nella seconda guerra mondiale ha portato quella ventata di aria fresca tra virgolette, perché comunque non è niente di nuovo alla fine, però comunque è qualcosa di diverso rispetto agli ultimi capitoli della serie. Credo che la campagna single player sia così corta anche perché presumo abbiano dato maggior focus al multiplayer, visto che ultimamente io multiplayer di Call of Duty non ho mai giocati perché non amo tantissimo gli FPS online, ma credo che la campagna single player sia così corta perché secondo me hanno dato maggior focus al multiplayer, quindi presumo che le migliorie maggiori della serie siano state fatte sul multiplayer. Magari quando se avrò modo di testarlo magari farò un video a parte per quanto riguarda il multiplayer, però per quanto mi riguarda un momento la campagna mi è piaciuta, troppo corta, ma vabbè, non mi aspettavo fosse più lunga perché è tradizione di Call of Duty che le campagne siano corte. Durante il gioco avremo anche possibilità di comandare, come ho detto, altri personaggi, avremo anche delle situazioni diverse, ovvero comanderemo anche dei mezzi corazzati. Ci saranno un paio di missioni, non di più, purtroppo, dove comanderemo un carro armato e dovremo andare a salvare i nostri compagni di battaglia, e avremo possibilità di scontrarci con altri mezzi corazzati. Devo dire che i combattimenti a bordo del carro armato li ho trovati sì belli, ma niente di eccezionale, voglio dire, anche perché sono talmente corti che diciamo che in poco tempo li concludi. Stessa cosa per quando si comandano gli aerei, o meglio quando si comanda l'aereo, perché alla fine è una missione e basta, che sinceramente ho trovato un po' piatta perché non è niente di che, nel senso che dura anche lì troppo poco. Quindi sì, c'è una varietà di scontri, però alla fine si traduce sempre in un classico FPS dove abbiamo il nostro personaggio o i personaggi da comandare, ma alla fine le due sessioni, cioè con i mezzi corazzati e con gli aerei, durano pochissimo, una mezz'ora in tutto, ma proprio andando proprio a giocarla per bene eccetera. Non, sinceramente, piuttosto di mettere delle missioni così corte, io avrei evitato sinceramente. Poi per quanto riguarda il comparto tecnico, ho detto che la grafica è bella, però comunque ci sono sempre i limiti nelle mappe, ovvero il percorso è prestabilito, ci sono poche alternative nell'affrontare una missione, nel senso che il corridoio alla fine da percorrere è sempre uno, la strada da percorrere, quindi sì, avrei preferito sinceramente ci fossero più varietà per quanto riguarda il svolgere le missioni.
Le mappe nel gioco purtroppo sono abbastanza ristrette e di conseguenza questo comporta che gli strade da percorrere siano pochissime, cioè non c'è molta alternativa nello svolgere le missioni, cioè il corridoio da percorrere è sempre uno e quello va percorso. Per carità, i Call of Duty sono sempre stati così, però avrei preferito sinceramente un qualcosa di più dinamico, cioè magari più strade, più modi di affrontare le battaglie, quelle cose lì. In conclusione, questo Call of Duty è bello, mi è piaciuto oppure no? Diciamo 50-50, perché comunque il ritorno alla Seconda Guerra Mondiale è sicuramente una cosa bella, perché come ho detto è uno dei miei periodi storici preferiti a livello di videogiochi, però secondo me dovevano usare di più. Visto che comunque la serie è in declino da parecchi anni, per carità, macina sempre le vendite stratosferiche e incredibili, però rispetto a molti anni fa non stanno vendendo tantissimo. Sembra che con questo Call of Duty siano tornate le vendite del passato, però secondo me potevano spostarsi di più. Secondo me queste vendite sono più dovute al fatto appunto del ritorno nella Seconda Guerra Mondiale, quindi secondo me l'hanno fatto più per far ritornare i fan delusi dagli ultimi Call of Duty, secondo me, perché come io stesso ho ammesso, se non fossero tornati nella Seconda Guerra Mondiale probabilmente non avrei nemmeno considerato questo Call of Duty, quindi secondo me è stata più un ritorno al passato dovuto al far ritornare persone che magari avevano abbandonato la serie per andare con altri titoli. Quindi io spero che nel prossimo capitolo, se hanno intenzione di rimanere nella Seconda Guerra Mondiale, intanto gli auguro di affrontare il versante del Pacifico, perché lì ci sono stati solo due titoli secondo me che hanno affrontato, e devo dire entrambi molto bene, il versante del Pacifico, sono stati Medal of Honor Pacific Assault e il Call of Duty World at War, che secondo me rimane uno dei più bei Call of Duty ambientati nella Seconda Guerra Mondiale. Quindi io gli auguro con il prossimo capitolo di ampliare quello che di buono hanno fatto in questo capitolo e di magari ampliare più le mappe, avere una campagna single player che si possa definire tale, ovvero un po' più lunga, per carità sempre spettacolare, però almeno 10 ore secondo me dovrebbero fare una campagna single player. Poi per quanto riguarda il comparto tecnico, gli auguro solo di migliorare, già è stato fatto un passo avanti secondo me con questo capitolo, e spero che sinceramente col prossimo capitolo faccia un ulteriore passo avanti, che se non si fossilizzino nuovamente per tanti anni con questa grafica, ma che ogni anno facciano un passo in avanti come dovrebbero fare tutti quanti i videogiochi. Poi per il resto secondo me è un buon nuovo inizio per la serie, quindi mi auguro che l'anno prossimo migliori quanto di buono fatto quest'anno. Credo che per questo video possa essere tutto. Voi cosa ne pensate del nuovo Call of Duty? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti e noi ci vediamo con un prossimo video. Alla prossima! Quello che è successo qui. Questi erano i nostri. Scatta delle foto. Il mondo deve sapere.